Voi non ve la potete immaginare la sensazione che io sto provando adesso, in questo momento. E non perché non registro un video da inizio aprile e siamo a fine giugno, ma perché dopo 20 giorni, oggi è il primo giorno in cui io sono riuscita a stare da sola per più di 5 minuti. Sola, completamente sola. Lo sentite il silenzio? Scherzo, parliamo di finiti del periodo. Diciamo che non possiamo più parlare di finiti del mese, parliamo di finiti del periodo. Ciao, io sono Laura e non registravo un video da tipo il 2-3 aprile. Siamo alla fine di giugno e ho un sacco di cose da dirvi, da raccontarvi. In particolare ho un sacco di cose da farvi vedere proprio qui, che sono i finiti del periodo. Se sarò un po' impacciata in questo video, vi prego di perdonarmi, ma è veramente tanto che non registro. E in più, ho appena ricevuto, che è la cosa che, da cui sto registrando, una nuova fotocamera per il mio compleanno, che è stato pochi giorni fa, una settimana fa, ed è la prima volta che ci registro un video, quindi un video, insomma, per il canale. E quindi non so assolutamente come verrà questa registrazione, come andranno le cose, se l'audio sarà adeguato o quello della fotocamera con una specie di puff di peli sopra che non so bene. Non so nulla, non so nulla. Sarà un tentativo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, cioè se la qualità vi sembra adeguata, se l'audio si sente bene. Fatemi sapere un po' tutto nei commenti, così mi dite quello che pensate, insomma, le impressioni che avete. Io sono proprio contenta di essere tornata. Mi mancava tantissimo registrare. Sono stati un maggio e un giugno deliranti, sia a casa che sul lavoro. Non lo so se io riuscirò a riprendere a registrare spesso, non perché sia successo niente, ma perché maggio-giugno sono in generale dei mesi molto pesanti per me, tutti gli anni, questo proprio per come è strutturata la mia vita, diciamo. E a luglio, la prima settimana di luglio, andiamo in ferie, quindi sicuramente non registrerò nulla per il canale e non ho tempo da qui alla prima settimana di luglio di anticiparmi moltissima roba. Però, detto questo, intanto registriamo i finiti del periodo, che come avete visto sono tanti e io ho già parlato troppo, quindi iniziamo con i finiti. Per aggiungere un po' di panico a questo video, ho qui tutti mischiati i miei articoli, i prodotti di cui parliamo. Pescherò a casaccio, non ho avuto il tempo di dividerli, non ho avuto il tempo di ragionare su quello che vi dovevo dire. Facciamo così: se non registro adesso, non registro più, quindi va bene, andrà bene così. Speriamo che metta a fuoco se faccio così, vediamo un po'. Forse ha messo a fuoco, sì. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo, lo Yalus Eyes di Fitocose. Fitocose, brand che io ho amato, ovviamente non esce più niente. È stato uno dei primi brand di cosmesi, diciamo green, a cui mi sono avvicinata. Credo di averne ve ne già parlato di questa storia. E Yalus Eyes è uno dei miei prodotti loro preferiti. Continuo a riconfermare questa cosa. Una bellissima cremina, molto densa, molto idratante, però adatta secondo me sia ad essere usata sia di giorno che di sera. Io questo lo usavo di sera, cioè questa confezione, diciamo, l'ho usata per la routine serale, però in generale mi sentirai di dire che va bene. Sono sicura di averlo usato anche nelle mie routine del giorno. Devo dire, un ottimo prodotto, a me continua a piacere sempre questo prodotto. Poi sono caduta nella tentazione di provare questo prodotto qui, di Softimo. È un olio detergente, ce ne sono diverse tipologie. Io ho già provato
Credo vi avevo già recensito, perché qui non lo vedo, la versione più delicata, quella con la boccetta rosa, che mi era piaciuta. Devo dire che mi è piaciuta molto anche questa qui. È un olio agrumato, dalla profumazione agrumata, e strucca bene. Devo dire che non ho grandi cose da dire di male su questa cosa. Lo trovate su Amazon, vi consiglio sempre di fare attenzione al rivenditore dal quale comprate questo tipo di prodotti, perché c'è un traffico, un giro di fake di cosmesi coreana che non è male, quindi fate attenzione, altrimenti lo trovate su Stylevana, Yes Style, se volete comprare con Stylevana dovrebbe, credo, essere ancora attivo il mio codice sconto affiliato, INF10, no, sì, INF10 ADM, sì. Pensa un po' quant'è che non lo uso, che nemmeno me lo ricordo più. Bellino, a me non ha dato problemi, non mi appannava gli occhi. L'ho usato anche a volte per pulire i pennelli. Io faccio la doppia detersione anche ai pennelli: faccio prima un po' di olio e poi un detergente, un bagnoschiuma, uno shampoo delicato, insomma, una cosa che poi toglie via l'olio. Carino. Si vede che cioè, devo riprendere un po' la mano perché sto prendendo troppo tempo per parlare di tutto. Allora, tra le cose, tra i brand che ho voluto provare in questo periodo c'è anche Geek & Gorgeous, ed il motivo è che ne ho sentito parlare sempre molto bene da Ialuronico su Instagram. Ho comprato alcune cose, alcune le vedrete già qui, altre le vedrete nei prossimi mesi perché le sto utilizzando. Questa era Bee Balm, il siero, il loro siero alla niacinamide, mi è piaciuto, devo dire, non è male. Geek & Gorgeous è un brand che è abbastanza, ha un buon rapporto qualità-prezzo, diciamo, è diciamo abbastanza economico per essere un brand di skincare, di skincare anche un pochino ricercata come questa. L'unica cosa è che io non sono sicura di essere la persona adatta a fare quel tipo di skincare, per cui vi scegliete gli attivi e in pratica vi costruite la vostra skincare in quella maniera, cioè che ne so, vi prendete, che ne so, la vitamina C pura, la niacinamide pura, la zelaico puro, di qua e di là. A me forse mi dà più sicurezza, più che altro, comprare delle cose formulate e non sono io che devo giocare un po' al piccolo chimico. In questo caso non mi ha dato fastidio, questo è a tutti gli effetti un siero alla niacinamide, anche se è, come dire, un siero puro. Però diciamo che come preferenza generale credo di avere questa. Comunque questo è un siero che non mi ha dato nessun problema, mi è piaciuto molto. Vi faccio vedere subito il fratellino, il gemellino con cui l'ho utilizzato, che è APAD e che è il siero alla zelaico al 20%. Sto provando a inserire la zelaico. Inizialmente la zelaico mi aveva dato un po' di ha avuto un po' di bisogno di un po' di tempo per abituarsi la mia pelle, però dopodiché non mi ha dato più problemi, e soprattutto se accompagno questi sieri puri a una cremina, una cosa idratante, scema, senza niente, senza troppi attivi sopra, diciamo che mi trovo sempre abbastanza bene. Mi pare di non avere nient'altro qui di questo brand da farvi vedere. Ah no, ne ho un'altra cosa, che è questo, il Mighty Melt, che è il loro balsamo struccante. Anche questo non mi è dispiaciuto, devo dire che altri mi sono, insomma, altri puri struccanti forse mi piacciono di più, e questo leggermente a volte mi tendeva ad appannare un pochino se non facevo particolare attenzione, però comunque il brand, diciamo, secondo me merita che gli diate un occhio e che proviate a vedere se c'è qualcosa che vi interessa. Non è niente male come brand in generale. Ripeto, buon rapporto qualità-prezzo, quindi va bene. Ho finito un'altra confezione di questo qui, Revium Anti-Redness Sensitive Face Wash Gel. Io questo l'avevo visto la prima volta da Giulia Cova, con la quale di solito non mi trovo particolarmente d'accordo con le recensioni. Questo però mi aveva
colpito perché è appunto un gel detergente delicato anche per pelli arrabbiate. In generale, per esempio, qui dice addirittura per la pelle che non solo soffre di couperose, ma è portata ad avere eritema. E devo dire che mi piace tantissimo. Non escludo di ricomprarlo di nuovo per la terza volta perché mi è proprio piaciuto tanto. Questo era abbastanza schiumogeno per essere molto efficace nella seconda fase della doppia detersione, ma senza aggredire la pelle. Devo dire, mi è piaciuto proprio tanto. Vi faccio vedere un brand che non avevo mai provato prima e che ho provato grazie a Pulcici, Cinzia su Instagram, che è la Lune Rebelle. Ho provato questo siero Boom C, no, anzi non è un siero, è un booster con attivi Pro Age, antiossidanti, schiarenti, illuminanti, un siero alla vitamina C al 4% con altri estratti molto interessanti, mi è piaciuto tantissimo, molto carino, aveva questo effetto un po'... Era come bollicinoso dentro, sempre con un po' di bollicine, come se non fosse mai del tutto fermo. Molto carino, schiarente, ha avuto un bel effetto sulla mia pelle, mi piace. Vi dico sempre che io non ho una grande... Cioè, da quando uso il retinolo, diciamo che la mia pelle non reagisce più tanto quanto prima agli attivi schiarenti come la vitamina C, come la zelaico, eccetera, perché il retinolo già mi dà questo effetto molto schiarente, molto illuminante, però devo dire che con questo un po' la differenza l'ho notata. A proposito di retinolo, vi faccio vedere anche questo, che è sono le capsule a retinolo di Rock, che sono fatte così. Ne ho lasciata una dentro proprio per farvele vedere. Sono fatte così, aspettate che sennò mi casca tutto. Sono delle capsuline, questa è già usata ovviamente, delle capsuline che voi dovete da soli aprire, fate uscire il siero e ve lo spalmate. Allora, la cosa carina è che non potete sbagliare la dose perché questa è e questa rimane ed effettivamente è una dose adeguata all'utilizzo sul viso. Quello che non mi piace è che sti cosi alla fine sono un ulteriore pezzettino di roba da smaltire e questa non è una cosa che mi fa impazzire. Io mi ritrovavo pezzettini poi se vi cadono dalle mani per il bagno, un casino. Insomma, pensavo che potesse avere solo lati positivi il fatto di avere le piccole capsuline monodose, in realtà mi sono resa conto che anche questo lato negativo, chiaramente non è niente di che, però vabbè. Una cosa che avete visto quando ho comprato sul sito, perché ne abbiamo parlato forse nell'ultimo Get Ready With Me che ho fatto, che poi è l'ultimo video che ho fatto, che ci ho messo una vita ad editare e che non voglio fare mai più, che è quello sulle novità da Sephora. Poi vabbè, di Sephora magari in un altro Get Ready With Me parleremo perché mi hanno appena tolto, mi stanno togliendo la gold dopo non so quanti anni che ce l'avevo, forse 10 anni che ce l'avevo, ma ne parleremo. E è questo qui, il insomma il cleanser di Charlotte Tilbury. Questo mi aveva molto colpito lì da Sephora perché ci avevo struccato gli swatch che avevo avuto sulla mano, che avevo fatto sulla mano. Effettivamente ha un potere struccante buono, però a me brucia gli occhi e il fatto che una roba da 30 euro bruci così tanto gli occhi non va bene. Devo fare molta 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 attenzione, tanto è vero che alla fine ho preso a struccarmeli con lo struccante bifasico oppure quello insomma solo occhi perché altrimenti mi dava proprio fastidio. Peraltro lo struccante che usavo per struccare gli occhi è questo qui, lo struccante occhi waterproof di L'Oreal, un ottimo, è sempre un bifasico, un ottimo prodotto. Credo che non so quante ne ho finite di queste boccette, devo dire, sempre buono. Allora, parliamo di una serie di cose.
che sono queste che io mi tengo da anni, perché da anni io volevo farvi un contenuto in cui vi facevo vedere le macro belle, le belle come si chiamano, riprese dei patch di ciascun tipo, e invece l'ho tenuto lì. Questo contenuto non l'ho mai fatto, alla fine l'ho usate, adesso l'ho usate totalmente tanto tempo che non so se mi ricordo che cosa ne penso di ciascuno di questi, no? Poi credo di riuscire a ricordarmi qualcosa. E allora, lascio per ultimo quello che proprio mi convince e che mi piace in generale, e vi dico questi altri su quali sono quelli che mi sono piaciuti di meno. Allora, il Peace Out Acne, questo dovrebbe essere quello proprio di Beauty Bay, possibile? Non mi ricordo, però insomma questo qui è un patch medicato, il che vuol dire che ha dentro salicilico, retinolo, insomma ha degli attivi che sono attivi per agire su, di cosa stiamo parlando? Di acne patches, quindi di come si chiamano? Cerottini da mettere sull'acne per farla asciugare. Questi sono con salicilico e retinolo e quindi sono effettivamente attivi nell'asciugare l'imperfezione. La bustina è fatta, cioè avete la scatolina, poi avete le bustine, dentro le bustine ci sono questi affarini con sopra attaccati i patch. Questi, se non mi ricordo male, erano di una sola dimensione ed erano buoni, nel senso che non mi hanno né seccato troppo né dato fastidio, però non sono stati super efficaci nell'asciugare le imperfezioni. Ce ne sono altri più efficaci, adesso vediamo quali. Questo, allora, di questo non mi ricordo granché. Scusate, sono questi Breakout Patch di Skin Choice, e questo, vediamo se c'è scritto. Questi non hanno né salicilico né retinolo, quindi di fatto funzionano un po' solo come copertura, il che non è male, non va male, però bisogna sapere che non è che asciugheranno chissà quanto l'acne, ed effettivamente è così, non è che assorbano chissà quanto. Anche questi mi pare che abbiano una sola, fossero di una sola dimensione. Poi ho finito questi qui invece di Aruto, Acne Pimple Patch, questi con tea tree per asciugare, e questi anche di una sola dimensione mi pare. È molto carino il fatto che, vi faccio vedere, cioè vedete che hanno dei una cosa chiara, questo perché lì si poteva prendere per tirar fuori il patch senza toccare la parte che poi andrà a contatto con la pelle. La trovo una cosa, veramente una cura particolare. E questi pure non è che a me asciugassero chissà quanto, c'era di buono che erano veramente estremamente sottili, tanto che io a volte questi li ho usati sotto il trucco addirittura e non si notavano, però non è che avessero questo chissà che potere di asciugatura. Ma quelli che mi sono piaciuti di più, perché veramente hanno fatto la differenza sull'asciugatura dei brufoli, sono stati questi di Rael, che poi sono stati anche i primi che ho provato un sacco di tempo fa, Invisible Spot Cover. E questi, vediamo un po' se c'è scritto se hanno qualcosa dentro. Non trovo effettivamente gli ingredienti, è tutto scritto in tedesco peraltro, per cui niente, però io ricordo che questi mi sono piaciuti molto, mi hanno asciugato veramente le imperfezioni. Questi c'erano di due dimensioni, c'è scritto qui 10 e 12 mm. Questi sono quelli che mi sono piaciuti di più e che potrei ricomprare. Mi pare che sono finiti i patch, se ce ne sono altri li metterò nel prossimo
nella prossima tornata di finiti. Ho finito, vabbè, questo ve li faccio vedere solo così per sport. Finiti le strisce di depilatore viso di Vette. Ripeto, secondo me queste sono tutte uguali, non c'è una cioè io non trovo una grande differenza, quindi sono strisce depilatorie di quelle che scaldate tra le mani e poi le usate per togliere i baffetti o il monociglio, insomma, non sono niente di che, però non sono male. E invece vi faccio vedere questo qui che mi è piaciuto moltissimo, che è l'All You Need Super Serum di Etherea, che gentilmente l'azienda mi ha mandato. È un siero molto carino, è un siero idratante, quindi non è che vedrete, come dire, la pelle cambiare, però è un siero idratante molto buono. Secondo me quando, diciamo, quando c'è una skin care così, diciamo, qui stiamo parlando di un prodotto che mi pare che costi intorno ai 50 euro, quindi non stiamo parlando di un prodotto economico, secondo me in questo caso quello che conta è un po' anche l'esperienza d'uso, perché è chiaro che ce ne sono tanti di sieri idratanti e la cosa che fa la differenza, oltre alla qualità delle materie prime, che qui sicuramente è in dubbia, è anche un po' l'esperienza d'uso. Questo è un siero bifasico, quindi c'è una parte sierosa acquosa e una parte in olio, e con come si chiamano, particelle d'oro dentro, che voi la pipetta, come dire, è tutto perfetto, la pipetta prende esattamente benissimo la quantità di quel che vi serve, riesce a prendere fino all'ultimo goccino che c'è in fondo, non dovete fare cose strane per tirare fuori il prodotto, cioè è una cosa curata, è un prodotto curato, è un siero idratante, idratante, nutriente, adatto alle pelli verso il maturo, quindi io mi ritrovo perfettamente in questa descrizione. È un siero che mi è piaciuto tanto, lo volevo provare da tanto, loro gentilmente me l'hanno offerto e sono stata proprio contenta di provarlo, perché è proprio un siero carino, bello, un nutriente, rimpolpante, idratante, carino. E poi Aru Aru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner, questo non me lo ricordo se me l'ha mandato o no a Stylevana, o se l'ho comprato io da Stylevana, non me lo riesco a ricordare, andrò a ricercarlo e ve lo scrivo. Come sempre nell'info box trovate tutti i nomi dei prodotti che vi ho citato, e come avrete visto da qualche tempo a questa parte ho cominciato a scriverli anche sotto in sovraimpressione, vi scrivo sempre se sono gifted, insomma perché devo, ma anche perché voglio. Comunque questo siero al riso e allo ialuronico, ho scoperto che il riso mi piace, è un ingrediente che mi piace molto nella skin care, perché è molto lenitivo e molto idratante, e questo effettivamente non fa eccezione, veramente un prodottino carino. Ho finito, questo è stata una grossa scoperta, ho finito questo siero di Camélie, vediamo se metto a fuoco, sì, di Camélie, il siero Bio Hydra Oil, un siero a effetto anticrespo lucidante a pH acido per capelli con acido ialuronico e coenzima Q10, questo è un siero bifasico per capelli. Io questo prodotto l'ho adorato, credo di averlo trovato nel calendario dell'avvento di Vanity Space Blog, nell'ultimo a cui ho partecipato se non sbaglio, e è carinissimo, ai miei capelli piaceva tanto, è piaciuto tanto perché li lucidava, li rendeva effettivamente meno crespi, ma senza appesantirli. L'ho usato per me, l'ho usato per i miei bambini, mi piace tanto, potrei valutare di ricomprarlo, non pensavo che un prodotto di questo genere potesse piacermi. Di solito i sieri, soprattutto quelli di cosmesi più verde, diciamo, i sieri capelli tendono un po' ad appesantire se non sono formulati bene, invece questo è stato una scoperta incredibile, bravissimi Camélie. Bellissimo prodotto, veramente. Poi ho comprato da Luca e Marco della Closerie questo qui, il Baku, l'olio Baku di Urbanic, e era un olio che io usavo adatto a pelle mista,
Ed era un olio che io usavo, diciamo, per chiudere la skincare a fine skincare, appunto, come ultimo step. E non è male, non aveva un odore particolarmente invitante. Diciamo che non è male, nel senso che il suo lavoro di olio lo fa. Se avesse avuto un odore un pochino più gradevole, forse avrebbe avuto un'esperienza d'uso un po' migliore, però non posso dire che sia un brutto prodotto. È effettivamente adatto anche a pelli miste, come la mia. E invece sono trovata abbastanza bene, si assorbiva abbastanza facilmente, non rimaneva unto. Buono. E altro gifted dal brand Naturium. Plant Ceramide Rich Moisture Cream, una crema che io ho usato come crema notte, una cremina bianca, vedete i residui lì sul fondo, rich ma non troppo. Io l'ho usata senza problemi, non mi ha dato mai sensazione troppo pesante, la usavo nella routine serale. Sì, non devo dire, è un prodotto che mi è piaciuto, ho finito con grande piacere. Anche qui parliamo di un prodotto idratante, cioè quindi non è un prodotto di quelli che ha chissà che attivo dentro. Ha le ceramidi, che sono un ingrediente che alla mia pelle piace molto, e in effetti questa crema alla mia pelle è piaciuta molto. Sempre capelli, ho finito questo qui, Bounce Curl, il Light Hold Cream Gel, che mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto, però usato la prima volta che l'ho usato mi ha appesantito i capelli come una roba pazzesca. E mi aveva spiegato My Carly Method Italia, che è l'owner di Carly Selection, dove io compro tutti questi prodotti, che effettivamente è difficile, un pochino difficile da usare questo prodotto, bisogna dosarlo bene e non va sempre d'accordo con tutti i prodotti, con tutti i prodotti, gli altri prodotti che mettete sui capelli. Effettivamente ci va un po' di tempo per capire come utilizzarlo. A me questo però è piaciuto tantissimo, tanto che vorrei ricomprare o lui o un'altra cosa simile, per chiudere le punte durante l'asciugatura. Non so se, vabbè, forse chi è riccia o mossa conoscerà questo effetto. Quando voi asciugate i capelli, a volte capita che magari vi rimangono definiti dappertutto, tranne le punte che si aprono un pochettino, diventano un po' più crespette, proprio solo le punte. È una cosa che capita spesso, perché le punte tendono ad asciugarsi molto, molto più velocemente delle radici e insomma di tutta la corona, e quindi quando voi state tanto tempo ad asciugare questi capelli col diffusore è facile che sotto si asciughino troppo, si secchino un pochino. Io lo usavo questo quando arrivavo all'80% dell'asciugatura circa, prendevo poco poco sulle punte delle mani, delle dita, e facevo così per richiuderle leggermente, magari un pochino di scrunch, e così mi teneva poi lo styling delle punte. Veramente carino, usato così mi è piaciuto tanto, ripeto, vorrei ricomprarlo. Questo è un prodotto che ho finito e già ricomprato, The Mane Choice, sempre da Carly Selection. The Mane Choice è un brand che mi piace tanto, e questa è il loro leave-in. È una cremina abbastanza densa, però non particolarmente pesante. Io la metto a capelli grondanti, quindi a capelli molto bagnati, sotto la doccia direttamente, e lo distribuisco bene. Poi ci metto sopra un gel, e veramente carino. Prodotto che, ripeto, non solo l'ho finito, ma l'ho anche ricomprato, ce l'ho di là, e conto di ricomprarne un'altra confezione a breve, perché mi sta finendo anche quella che ho in uso attualmente. Poi, finito, anche questo è stato un regalo di Luca e Marco della Closerie, Apothecaire Vitamin A Super Serum. Non mi è dispiaciuto, però non ha un odore. Anche qui, secondo me, per me gli oli, per essere piacevoli da utilizzare, perché comunque mettere in faccia un olio, noi l'olio nella nostra vita, l'esperienza che abbiamo con l'olio è quello che l'olio d'oliva extravergine che metti sulla pasta. Se l'odore di un olio viso è
troppo odore di olio a me ricorda un po' quel gesso lì, quindi non è un elemento che mi piace, che mi piace molto. Se a questi oli loro aggiungessero delle fragranze un pochino anche delicate, non c'è bisogno che siano, ma che non sia proprio odore d'olio, per me sarebbe meglio. Dopodiché questo è un siero alla vitamina A pura, e quindi a retinolo, ed è stato effettivamente un bel, cioè come effetto cosmetico è buono. Questo l'ho finito proprio negli ultimi giorni, la pelle che mi vedete, vabbè adesso sono tutta truccata, ma insomma se mi seguite su Instagram io tutte le settimane vi faccio gli aggiornamenti, il sabato o la domenica, su come sono le condizioni della mia pelle e come è andata la settimana, e devo dire che in quest'ultimo periodo è andata molto bene, secondo me, anche perché sto azzeccando una serie di prodotti di retinolo, al retinolo, e questo è sicuramente uno di quelli che contribuisce quindi al benessere di una pelle che è come la mia, che è comunque una pellaccia, però ha contribuito a renderla un po' meno brutta, e quindi beh, è un bel prodotto. Finito Belly Booster Vera Lab, vi ho sempre raccontato che per me l'unico vero prodotto che io ho trovato efficace, bello, piacevole e veramente funzionale di Vera Lab è questo, il Belly Booster. È una crema che si mette sull'addome, sulle cosce, e si usa con la guainetta ma anche senza. E effettivamente a me questa ha avuto un effetto che non è un effetto solo come dire di impressione mia o cosmetico in generale, perché quando io ho iniziato a usarlo andavo ancora dalla dottoressa, dalla nutrizionista che mi faceva tutti i mesi il controllo della composizione corporea, e lei da un mese all'altro, proprio quando ho iniziato a usare questa crema e a mettere le guainette e quindi insomma a fare questa cosa qui, ha visto un cambiamento, cioè ma proprio detto ma che hai cominciato a fare sport, perché si vede che ti sei proprio asciugata, la composizione è proprio cambiata, ed era questo qui. È un insieme di tutto? Certo, è un insieme di tutto, perché avevo iniziato la dieta, avevo messo sta guainetta, avevo fatto magari qualche massaggino per farla assorbire, però fatto sta che aveva avuto il suo effetto. È una crema molto piacevole da spalmare, perché è facile da... vabbè, non ve la posso far vedere, però si assorbe molto facilmente, molto sciolta, molto liscia e molto carina, ed è l'unico prodotto che io abbia mai provato di Vera Lab che potrei ricomprare, veramente l'unico. Altro prodotto che ho finito, meglio, che ha finito mia figlia di 3 anni usandolo lei come così, come coccola nella doccia, anzi nel catino che uso come sua vasca, e quindi non posso dire di averlo finito io, è il Patting Splash Mask Rejuvenating Purple Berry di Bliss. Questo l'avevo comprato io da Stylevana. È una crema splash. Che vuol dire crema splash? Che voi praticamente la mettete tra le mani, è molto liquida, la mettete sul viso, e in pratica fa effetto in quei pochi secondi che servono nel momento in cui la mettete sul viso a quando gli fate la sciacquate o con l'acqua della doccia o facendo un po' splash nel lavandino. E carinissima, odore di mora, sì, e molto dolce, molto carina, veramente idratante, cioè... Vedete come fa una cosa che rimane qualche secondo sulla pelle a essere veramente efficace, però in effetti la sentite la differenza, perché questo liquido un pochino più denso, molto fortemente idratante, probabilmente avrà una grande quantità di come si chiamano, di acido ialuronico, immagino, non lo so veramente, non ho mai indagato che cosa fosse nello specifico. È anche sfoliante, è molto carina, e questa in realtà ha fatto bene mia figlia a finirla, perché ha un po' di 6 mesi io l'ho comprata almeno un anno e mezzo, ma secondo me di più di un anno e mezzo fa,
cioè veramente vecchie, non era cambiata, non aveva bisogno di essere buttata, però effettivamente era sicuramente fuori Pao, e molto carina, è piaciuta anche a lei, non le ha dato fastidio neanche alla sua pelle proprio delicatina, quindi va bene. Ho finito anche questo, che è un deodorante che ricompro spesso, quello al borotalco Invisible, effetto barriera anti-macchie con lo spray, questo di questo tipo qua. E ha un odore di borotalco, sì, però non... è intenso, ma è anche... mi verrebbe da dire più fresco del borotalco in polvere, ecco. E mi piace tanto, zero alcol, non mi dà fastidio mai sotto la scella. Alcuni di questi, quando li spruzzo, hanno uno spruzzo talmente forte, talmente effetto freddo, perché chiaramente sono sotto vuoto, che mi danno fastidio. Questo non l'ha mai fatto, e la profumazione è buona, la profumazione classica di borotalco, quindi non, insomma, se vi piace quella non può non piacervi questa. Ho finito anche questo qui, che è il Curlsmith Wash and Scrub Detox Shampoo, quindi scrub e purificante, shampoo purificante, molto carino. Non è uno scrub chissà quanto forte, ha un po' di particelline dentro, non è male, devo dire che potrei ricomprarlo. Io li compro sempre su Curly Selection, anche questi, e in generale, in pratica, giro tra i due o tre che mi danno maggiore sicurezza, che stanno sul sito, che sono quello di Carl Smith, quello di Inasi, quello di... adesso vorrei provare, se mi ricordo male su Milai ce n'è un altro, ma sono tre o quattro brand di cui io mi fido per fare dei purificanti, che sono purificanti sul serio, perché il punto è che quando usate tanti prodotti per rendere i capelli ricci o più mossi, tendono ad accumularsi facilmente, soprattutto su un capello magari un po' più spesso, può succedere che insomma il capello è già di suo grosso, e con questi prodotti sopra si appesantisce, e quindi io diciamo che ogni tanto, insomma, tendo a farli abbastanza, gli shampoo un pochino più forti, un pochino più purificanti, però quelli di supermercato mi seccano troppo genericamente, e invece questi qua un po' più curly fighetti, devo dire che io mi ci trovo meglio, sono un perché riescono a purificare veramente il capello, quindi alleggerirlo, però senza aggredirlo troppo, senza essere troppo disseccanti. Ho finito poi Rilastil Acqua Gel Detergente Viso, non mi è piaciuto per niente, questo aveva la consistenza della melassa, una melassa bianca, appiccicoso, difficilissimo da lavare via, rimaneva anche quando emulsionato con l'acqua, rimaneva lì che ci dovevi litigare per farlo andare via dall'acqua, dal viso, essendo un prodotto che io avrei voluto utilizzare come secondo step della... no, che avrei voluto, che poi alla fine ho utilizzato come secondo step della doppia detersione, quindi per rimuovere anche l'olio o il balsamo ci mettevo prima, era veramente un accollo, come si dice a Roma, toglierlo, e quindi no, per me è no. Questo proprio bocciato, senza pietà. Ho finito anche My Holy Water di Essere, questo sempre nel calendario dell'avvento di Vanity Space Blog, una mist, io l'ho usata inizialmente come mist proprio rinfrescante, mi ricordo, sì, ha un odore un po' dolce, non particolarmente, un po' da cosmetico clean appunto, né particolarmente dolce né particolarmente erbaceo, un po' dolce, un po' erbaceo, è una mist appunto che io ho usato un po' cioè per un certo periodo come mist rinfrescante o per togliere un po' la polverosità quando mi truccavo, quando mettevo troppe polveri sul viso, un po' come proprio tonico. In entrambi i modi mi è piaciuto abbastanza, mi pare però che avesse, vediamo se spruzza qualcosa, no. Sì, ha una vaporizzazione un po' forte, o meglio neanche forte, non omogenea,
in tutte le direzioni, e quindi lo trovavo un po', insomma, questa è l'unica pecca che mi sento di, cioè l'unica cosa che mi sento di dire, che appunto per utilizzarlo andava spostato, girato, insomma, vabbè. Poi, finito anche questo, proprio recentissimamente, BioArt, vitaminica, linea vitaminica, Jelly Face Cleanser, molto carino, detergente in gel, seconda fase della doppia detersione, aveva un odore fresco, un po' tipo cetrioloso, per capirci, e molto carino, un gel detergente senza infame, senza lode, ma costa anche pochissimo, quindi ve lo consiglio, insomma, se avete modo di provarlo. Questo è un prodotto che mi ha fatto rinnamorare dei prodotti alla niacinamide, è questo qui di Tiam, questo credo pure fosse nel calendario dell'avvento di Stylevana che mi avevano mandato loro, Vita B3 Source, proprio appunto un siero alla niacinamide al 10%, molto carino, ha avuto un bel effetto uniformante sulla mia pelle, sempre un altro di quei prodotti che mi sento di dire che insieme al retinolo ha fatto differenza sulla mia pelle, proprio nel come la mia pelle si sta, intanto è venuta anche blu a salutare, perché figurati se non ci saluta, e insomma ha avuto un bel effetto per rendere la mia pelle in questo periodo meno brutta di quello che è di solito. E poi ho finito anche questo molto carino, questo diciamo che l'ho finito secondo lo stile di, secondo le regole che ci diamo con Simona Mushroom Simu quando facciamo il 24 in meno, cioè se diventa difficile da usare vuol dire che è finito, perché in realtà qui dentro ce n'è ancora un po' di prodotto, però gratta sulla pelle, non mi andava di scavarlo, insomma, vabbè. E che cos'è? È un come si chiamano? Stick solare SPF 50 di Elisa Vecca, si chiama il brand, appunto SPF 50 più. Elisa Vecca è carino perché ha tutti questi packaging molto cute e anche molto bimbo friendly, tanto è vero che i miei bambini se lo facevano mettere molto, molto facilmente. Vi faccio vedere com'è l'effetto per farvi capire che livello di lucidità lascia sulla pelle, un pochino luminoso, però io l'ho usato anche facilmente sopra il trucco e non mi dispiace, non mi è dispiaciuto per niente. Io devo dire che con questi stick coreani mi trovo molto bene, ripeto, ve lo dico sempre tutte le volte che vi parlo di uno stick SPF coreano. Sono ottimi anche per i bambini perché innanzitutto perché sono facili da applicare, per esempio mio figlio se li mette molto facilmente da solo ed è una cosa che mi ha salvato tante volte quando per esempio hanno fatto o le gite scolastiche, le scuole non mettono più prodotti di nessun tipo sulla pelle dei bambini. Anche questi che secondo me dovrebbero fare lo sforzo di mettere, cioè la protezione solare, e quindi per non dare a lui la crema, che è sempre difficile da mettere, invece questa lui praticamente la può mettere nello zainetto, addirittura in tasca perché è piccolina, e se la riesce a mettere da solo. Chiaramente non sarà un'applicazione chissà quanto precisa, però sempre meglio di niente, e lo fa anche da solo appunto, ed è una cosa che si può fare in giro quando stai di corsa, senza dover applicare chissà qua, senza dover spalmare, senza dover far assorbire, questo, cioè, fate così e è fatto, cioè, non so come dire, è molto comodo da questo punto di vista. E questo è anche carino, diciamo che ha anche un packaging molto caruccio, che è però, diciamo, l'unica cosa di diverso che posso dire rispetto a tutti questi stick coreani, che sono tutti tendenzialmente buoni, questi qui, anche soprattutto questi che sono leggermente, come dire, trasparenti, e che quindi non lasciano scie di nessun tipo, ed è ottimo. Quindi questo, anche questo assolutamente approvato. Abbiamo finito, sono tutti lì.
magari dopo, adesso quando monterò, mi odierò per aver fatto passare così tanto tempo dall'ultimo video dei finiti, perché dovrò mettervi tutte le specifiche di tutto e mi ci vorrà una vita a montare sto video, quindi chissà quando lo vedrete, tra le altre cose. Però sono molto contenta di essere tornata, sono molto contenta di essere tornata con questa nuova macchinetta, sperando che la qualità sia adeguata, anche perché non lo so quanti, per quanti minuti ho parlato, ma sicuramente non pochi, e ed è meglio che sia buona la registrazione sia dal punto di vista della qualità video che di quell'audio. Fatemi sapere se è così. E niente, questo è quanto, questo era tutto quello che avevo da dirvi. Se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, mettete un like di supporto. Non mi ricordo più che cosa dicevo. Se io vi sto simpatica, iscrivetevi al canale, e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao.